Buongiorno, benvenuti alle chicche formative anche stamattina. Allora, oggi è più una chicca formativa del tipo consigli per gli acquisti, no? Nel senso che mi capita ogni tanto di vedere alcuni di voi che magari presi dall'entusiasmo di questi guru americani creano delle landing page o delle sponsorizzate, delle pubblicità, dei post dove però sono al limite della legalità, nel senso che la sollecitazione al risparmio non la potete fare, non, cioè, non è che l'ho deciso io, la legge di questo paese dice che voi non potete fare sollecitazione al risparmio. Giusto o sbagliato? Cioè in America non è così, certo, però qui è così. Quindi nel momento in cui voi uscite sui social piuttosto che mandate delle mail o mandate delle landing page tramite gli SMS o fate delle pubblicità nei quali usate il nome della mandante, ok? Non lo potete fare. Il logo della mandante non lo potete fare. Promuovere un prodotto della mandante non lo potete fare, cioè questa roba qua non la possiamo fare in Italia, punto. Se vogliamo parlare di peer, dobbiamo parlare di peer in generale, ok? Dopodiché concludo la mia pubblicità, la mia sponsorizzata, la mia landing page con contattami se vuoi avere maggiori informazioni. In questo caso io non sto facendo una sollecitazione al risparmio. Sto spiegando cos'è il peer. Sto spiegando cosa sono le azioni, sto spiegando cosa sono che cos'è il fondo pensione, cioè sto spiegando, quindi facendo cultura finanziaria, non sto vendendo un prodotto, ma sto vendendo l'idea di un servizio, quindi l'idea di un qualcosa che ti può essere utile. I salotti finanziari, infatti, se ben vi ricordate chi ha fatto il corso con me o chi ha letto il mio libro, io ho scritto molto chiaro che nei salotti finanziari voi non potete parlare di prodotti né potete usare il logo della società. Questo per mille motivi, perché nel momento in cui usate il logo della società, voi state parlando in nome per conto della mandante. Nel momento in cui tu dici una cazzata e c'è il logo della mandante, quella che ne va di mezzo è la mandante, ok? Per capirci. Quindi molto più utile, molto più, a parte il discorso di personal branding che ho già fatto mille volte, quindi se tu esci con un salotto finanziario, con il tuo logo, stai parlando in nome per conto tuo, ok? O con un logo salotti finanziari, ok? Stai parlando in nome per conto tuo. Se tu all'interno del salotto promuovi i peer, ma promuovi i peer nel senso che parli dei peer perché sono uno strumento utile, quella è cultura finanziaria. Poi, se qualcuno vuol sapere qualcosa in più dei tuoi peer, quelli che vende la tua mandante, in un incontro privato glielo puoi raccontare. Allora, questa roba si può fare. Quello che non si può fare è parlare di fondo pensione, piuttosto che di polizze vita, di tutto quello che è un prodotto, parlando del prodotto, ok? Del prodotto della tua mandante. Questa cosa per legge in Italia non si può fare. E qua ci sono due problemi che si vanno a instaurare. Il primo problema è stai usando impropriamente il nome della mandante e se non sei stato autorizzato, la mandante può anche stracciarti il mandato e dirti a casa, ok? Se ha qualche motivo per farlo, questo che gli stai fornendo è un buon motivo per mandarti via, ok? Oppure potrebbe anche essere che l'altro motivo è quello che tu stai facendo una vendita di un prodotto, quindi una sollecitazione al risparmio e non si può fare neanche quella, ok? Quindi attenzione a come vi muovete. C'è ampia. Io quando venite da me, ogni tanto mi chiedete: ma questa cosa si può fare? Io vi rispondo sempre: quello che io vi faccio fare è legalmente perfetto, cioè non potete fare nulla che
non sia autorizzato, autorizzato dai mandati, non dalla mandante, perché poi se c'è il manager che dalla mattina si sveglia e dice tu non puoi andare a invadere il territorio di Siena perché noi siamo a Firenze e a Siena c'è un altro ufficio dei nostri, quello lì è un problema del manager, non è la mandante, non è il mandato, non è quello che avete scritto, ok? Perché questi sono altri discorsi, quindi se io ho il manager che si sveglia la mattina e perché lui è convinto che è padrone del feudo e quindi detta le leggi di quel feudo, quello lì a me non interessa. Quello che io guardo è cosa hai firmato, che tipo di mandato hai, che tipo di regolamentazione interna c'è, tutto quello che la mandante dice che non si può fare, noi non lo facciamo, ok? Ma se non è scritto, è possibile farlo, quindi tu puoi avere un sito, tu puoi avere la tua pagina su Facebook, tu puoi avere il tuo profilo su LinkedIn, tu puoi avere un tuo logo, tu puoi avere un tuo ufficio, tu puoi fare salotti finanziari, tu puoi fare, puoi andare sui giornali, tu puoi scrivere un libro, tutto quello che vi faccio fare nel percorso di business coaching è perfettamente legale, ok? Però se io me ne accorgo ogni tanto, io vedo, e per fortuna sono sempre con le antenne alzate, quindi se vedo sui social qualcosa che è distonico, vi blocco immediatamente, anche se non state facendo coaching con me, ok? Perché fa parte un po' del servizio, no? Cioè vedo e dico no, questa cosa non si può fare, quindi attenzione, lancio l'allerta, devo dire che siete sempre molto carini con me, e mi dico, ah, grazie, 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 adesso sistemo, ok? Perché dovete stare molto attenti, quindi finché siete nella legalità, combattete con manager, con mandanti, con gente che dice no, questo non si può fare, finché è nella legalità, ma quando uscite dalla legalità state attenti perché hanno ragione loro e allora andate nei guai e potrebbero essere anche guai seri, ok? Questa è più una chicca formativa di servizio che non motivazionale oggi, ok? Ciao, a domani!